Bella ragazzi, io sono Beowulfers e questo è un video speciale dedicato a Clash Royale. Ci tengo a ringraziare Nino, il mio capoclan ed autore delle riprese, per avermi passato il materiale video dal suo account per un chest opening da paura. E quindi spero che perdonerete le bande nere verticali che troneggiano indolenti durante la visione, ma ragazzi, non si poteva davvero fare diversamente. Iniziamo, bella gente. Ed eccoci qua ragazzi, tante ceste. Iniziamo con quella della stagione di Lega appena terminata, con un signor 5075 record di trofei. Abbiamo 5000 di oro che mamma mia quanto fanno comodo. Torre o spiritelli? Io direi spiritelli perché non sono fan della torre, però la torre c'ha oro extra, ecco, hai fatto bene perché la torre è oro extra. Qui per come gioco io pipistrelli, anche se mi lascia abbastanza indifferente questa scelta, si vada di pipistrelli. Mini pecca tutta la vita, a occhi chiusi, grande Nino, perché mini pecca qua ci stava assolutamente bene. Draghetto perché non sopporto né il principe nero. Oh mazza, lo azzeccate tutte? Grandissimo. Qui invece abbiamo... oddio. Più l'arciere avrei preso per poterlo salire di livello e usarlo nelle war. Però comunque direi che è andata bene. Appunto, più di 5000 trofei, ottimo. Quindi si è beccato il baule dei 4009, che era quello che abbiamo appena visto. E riparte da 4005, mica male. Ragazzi, quanto giallo in questo video. Baule d'oro, 500 di oro. E fin qui bene. Sgherri, ci sta. Spiritelli del fuoco, va bene. Bombarolo, questa carta è una carta che gli dà dell'oro extra, a me piace un sacco. Cinghialozzi, manca pochissimo a livello 11. Adesso che cosa si apre? L'altro bauletto, 1000 monete d'oro, questo è buono. 3 gemme, questo è ancora meglio. Mortaio, spiriti del fuoco. Daccia una leggendaria che non ti aspetti. Scheletro gigante, beh, comunque un'epica e soprattutto una valchiria. Anche questa è molto vicina a livello 11. Mica male, signori, mica male. E adesso ci becchiamo una bella quantità d'oro, 2700, ariete da battaglia, questo ogni tanto fa comodo. Lo spiritello del ghiaccio che non abbiamo preso prima, il cannone e ancora valchiria. Eccola qua, valchiria ad 11, migliorabile, perfetto, di lusso oserei dire, di lusso. E adesso un po' di magia, un bel baule magico. Ci abbiamo 1408 di oro, barile d'ossa. Sta carta è sottovalutata ma è molto buona secondo me. Ottimo la zap, che è anche migliorabile. Recute royale costate troppo, non mi garbate mai, come non mi garbano mai i mascalzoni. Fin qui niente di che ragazzi, buono l'estratto di elisir per chi lo usa. Ottima lapide che sto rivalutando ultimamente, l'ho anche inserita a tempo perso nel deck. 8 congelamento, non sono entusiasta di questo baule perché ci manca la leggendaria che gli dava sapore. Che peccato per quella leggendaria ragazzi. Qua ci siamo un attimino persi. Qua mi vedo io che do consigli a clan su un'orda troppo bassa. Un saluto a YouTube. Bella Ni. Questo non me l'aspettavo, devo essere sincero. Ah, faccina. Dai che vogliamo aprire le cose cicce, vogliamo aprire qui. Dai che qua vogliamo la leggendaria. 7128 di oro, domatore di cinghiali per uno. Per uno lo loppiamo, mortacci di lui. 3 moschettieri, mortaio, mascalzoni, ma sono ovunque questi mascalzoni, sono ovunque ragazzi. Ottimo questo gigante, lo sta anche a richiedere, ottimo. E leggendaria signori, oh mastino, ma questo è culo perché Nini Mastini sta richiedendo tantissimo, è anche una bella fulmine, ma questo è culo ragazzi, credetemi, questo è proprio con la C maiuscola. Questo è proprio con la C maiuscola. Porco Giuda, che cosa si è beccato. E qui ragazzi c'è altra bella roba, mica è finita. Abbiamo un po' di oro, cavaliere e scaricuccioli. Anche questi sono una carta molto carina, eh. Dai che ne mancano 20. Aprine uno. Ed ecco il baule re leggendario pronto per essere aperto. Qua mi aspetto bella roba, eh. 4200 di oro, mamma mia, mamma mia. Io qui direi cavaliere, anche se dice sempre l'oro extra, e infatti, io vedo l'oro extra, lo vede anche Dino e sopiglia. Qui ragazzi, non saprei, mi è completamente indifferente perché detesta entrambe le carte, è andato a completamento probabilmente. Qui io zap, prenderei anche per donarle, e infatti,
È la scelta che condivido. Macchina volante più vicina a essere completata. Esatto. Stessa scelta avrei fatto. Questa è tosta. Io la veleno la uso e prenderei la veleno. Però lì c'è una carta che non può utilizzare. E infatti sceglie questa per poterla poi andare a migliorare. C'è la leggendaria, attenzione. Questa è un'altra scelta che mi lascia indifferente. Non uso nessuna di queste due carte. Non mi garbano mai nella vita. Dai, minatore, minatore, no, niente minatore, principessa, principessa, occhi chiusi, la porta a livello 11, mamma mia, che principessa, ragazzi, che principessa, ottima. Beh, signori, direi che così qui è stato un signor chest opening, sì, finiamoci con una macchina volante, per carità, se pigliava anche un po' d'oro, ma va bene così, ragazzi. Ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io ci tengo a ringraziare ancora Nino per la disponibilità e soprattutto per la pazienza che ha avuto nell'accumulare tutti quanti questi bauli, però direi che l'attesa è stata assolutamente e ampiamente ripagata da tutte quante le ricompense prese, ma soprattutto da quel mastino che mamma mia. Signori, lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Io vi ricordo i soli live anche su Twitch, da lunedì a venerdì alle 21.30, ma il pomeriggio, verso le 15.30, faccio una piccola live dedicata a Clash Royale, il mio pomeriggio royale, che vi invito a vedere. Grazie e alla prossima. Ciao!